Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi faremo un altro training del mio amico Lorenzo Pedri. Ho già fatto il warm up, come vedete sono un po' sporco, la moto è già sporca perché mi sono portato avanti con i lavori. Quindi facciamo subito il primo lavoro, che sarebbe 5 giri con partenza da fermo al 100%. Quindi partenza da fermo, un giro, il 100%, ci si ferma, un minuto e mezzo per rifiatare e si riparte 5 volte per 5 giri a fuoco. Let's go into the track. Primo pezzo molto bene, laggiù invece mi sono incartato un po'. Adesso riprendo un attimo fiato, 2 minuti e poi riparto. Quando sono al massimo mi incarto sempre un po', ma questo allenamento serve proprio a questo, serve perché quando si è sotto pressione è molto più difficile. Mm-hmm.
sempre un pochino meglio, però sotto pressione sto faticando un po'. Arrivo sempre un po' lungo, mi si induriscono un pochino gli avambracci. Quando si spinge al 100% cominciano a venire fuori un po' i problemi. Ma il training serve proprio a questo, quindi avanti tutta. Bene, abbiamo fatto il primo lavoro. Devo dire che l'aspettativa era un pochino diversa. Mi aspettavo di essere un pochino più forte sul giro secco, invece ho faticato molto perché mentalmente avevo il gas, avevo lo sprint per andare, poi arrivavo nelle curve sempre con troppa foga, arrivavo sempre lungo, ero sempre un po' tirato anche sui freni, infatti mi si sono un po' indurite le braccia. Poi specialmente andando avanti il quarto o quinto giro è stato molto molto faticoso, però è giusto così, mi ha fatto vedere anche il motocross in un lato un po' diverso, però mi è piaciuto, devo dire la verità, quindi lo ripeterò molto presto. Però adesso passiamo al secondo lavoro, che è quello di fare 4 giri passando tutte le traiettorie esterne possibili. Chiaramente qui in tante piste ci sono alcune traiettorie che sono obbligate, alcune invece che si possono scegliere. In quelle che si possono scegliere passeremo sempre all'esterno, un ritmo più o meno del 90%. Quindi let's go into the track. Ho dovuto nasconderla perché il meteo ha tenuto botta fino adesso, però purtroppo ha fatto un po' di goccine, allora ci siamo messi sotto la pianta, ci siamo messi. Comunque, secondo training finito, le traiettorie esterne, devo dire la verità, non mi sono mai andate molto a genio. Non l'avevamo capito, vero? A me piace sempre passare all'interno, far meno strada, magari entrare nel canale piuttosto che andare nel bob a girare larghissimo. È vero che in questa pista anche la traiettoria larga ha un raggio molto stretto, molte volte è proprio a punta, quindi è ancora più difficile farla girare. Però diciamo che mi trovo più a mio agio sulle traiettorie interne. Quindi il terzo lavoro sono sempre 4 giri al 90% come prima, però tutte le traiettorie interne. Let's go into the track.
Già! Oggi abbiamo preso un po' di fango, però è stato molto molto bello. Ah, guarda quanti ne ho tirato fuori oggi, e poi ce n'è un po' anche in giro. Comunque, come si evince dai video, mi trovo molto più a mio agio nelle traiettorie interne. Non lo so, forse perché mi sono sempre piaciuti i canali, quindi mi piace più andare dentro il canale piuttosto che fare il giro lungo e andare a sponda. Quindi mi sono trovato molto più a mio agio, molto più facile, eccetera. Quindi dovrò lavorare sulle traiettorie esterne, perché è quelle dove vado male. Però mi è piaciuto veramente tanto. Ringrazio Lorenzo Pedri per questo training super, super race. Lo rifarò sicuramente, perché i 5 giri a 100% mi hanno stroncato. Quindi bisogna che mi alleno e mi allenerò molto di più. Comincia a essere anche un po' freschino. A dir la verità comincia a essere un bel fresco, però non molliamo. Bene ragazzi, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, iscrivetevi, lasciatemi un bel like e fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate di questo training. Anzi, provatelo e scrivetemelo qui sotto cosa ne pensate. Ciao ragazzi, alla prossima!